Ciao! In questo video affrontiamo un argomento spesso sottovalutato, i cambi di direzione. Come dice il nome stesso, vengono applicati quando camminando bisogna appunto cambiare direzione. Sono utili perché evitano magari di incrociare le gambe, fare movimenti bruschi che poi si rischia di farsi male, e anche perché magari si evitano passi troppo lunghi o troppo corti nel tentativo di recuperare i passi quando appunto si è cambiato direzione, non facendolo nel modo giusto. Vi farò vedere un esercizio in cui camminerò lentamente, disegnerò un rombo e ad ogni angolo cambierò direzione per farvi vedere quindi come vanno posizionati i piedi per cambiare direzione in ogni punto. Cushion 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.